Giuseppe, devi sapere che questa mattina ti do del tu perché ci siamo conosciuti agli splendidi campionati di beach tennis, veramente l'anno scorso, un'esperienza bella, ma tacciamo sul caldo di quei giorni. Ti ho citato questa mattina perché Giuseppe, per chi non lo conosce, scrive di sport, ti abbiamo letto sulle colonne di Il Messaggero, quindi volevamo chiedere a te un commento autorevole sullo sport a causa del coronavirus, quali sono i cambiamenti, ci sono stati tanti annullamenti, ci puoi raccontare qualcosa? Bah, sicuramente intanto la cosa più importante è dire che queste scelte, che poi sono dettate dal decreto del Presidente, della Presidenza del Consiglio, sono volte a limitare i contatti tra il pubblico che potrebbe, insomma, affollare gli impianti sportivi e gli stessi partecipanti al gioco, e quindi evitare che poi diventino momenti di contagio e quindi di questo coronavirus Covid-19, che insomma alcuni lo definiscono una semplice influenza o poco di più, altri insomma sono un po' più catastrofisti. Ad ogni modo, non essendo io un medico, non mi permetto di dare un tipo di analisi di questo tipo, quindi ci dobbiamo attenere a quelle che sono le indicazioni. Se posso chiederti, quali campionati un po' stanno saltando, no? Stanno arrivando vari comunicati di vari sport? Allora, in molti campionati, soprattutto quelli maggiori, sono tutelati, quindi parliamo ad esempio del calcio, le serie maggiori sono continuano a giocarsi con l'obbligo però delle porte chiuse, abbiamo seguito un po' tutti anche la Serie A. Ad esempio, per quanto riguarda il volley, la Superlega, quindi il massimo campionato, è a porte chiuse, quindi si continua a giocare ma a porte chiuse, però ad esempio ci sono delle limitazioni per quanto riguarda le serie minori, ad esempio la Serie B. Dalla Serie B a scendere, i campionati sono fermi fino al 15 marzo, che sì, è la data che va in contemporanea anche con la chiusura delle scuole. Proprio questa, diciamo, è una prima data che dà come punto di riferimento un punto saldo, e quindi fino al 15 marzo i campionati minori di praticamente tutti gli sport, comprese anche ovviamente le scuole, restano chiusi. Su questo poi si potrebbe insomma raccontare un po' di vicende che poi differiscono un po' da zona a zona, perché ti faccio l'esempio: gli allenamenti che continuano per quanto riguarda le categorie un po' più alte, diciamo dei campionati fermi, sì. Ti faccio l'esempio della pallavolo: ad esempio dalla Serie B a scendere i campionati sono fermi, quindi vuol dire che la domenica o il sabato non si gioca contro gli avversari, però le squadre ovviamente si continuano ad allenare e si allenano con l'obbligo delle porte chiuse, quindi c'è un po' di precauzione in più. È vero che magari non ci sarebbe tanta gente, però è anche un messaggio importante per far tenere alta l'attenzione. Per quanto riguarda poi l'allenamento stesso, si adottano un po' di accorgimenti. Sì, quali accorgimenti in effetti può mettere in campo una squadra, una società sportiva? Guarda, allora parliamo sicuramente del fatto di evitare di toccarsi gli occhi, le mani, la bocca, che poi sono quelle indicazioni un po' classiche, certo. Anche il fatto di lavarsi un po' più spesso le mani e appunto adottare un po' di precauzioni anche per quanto riguarda poi lo spogliatoio, quindi ci sono queste indicazioni di avere un po' un'attenzione maggiore rispetto a qualche settimana fa, quindi questo è per quanto riguarda gli allenamenti. Poi ci sono ad esempio per quanto riguarda le palestre quelle dove magari si va a fare fitness, alcune sono regolarmente aperte, almeno fino a che il comune stesso del posto non decida. E come cambia, una domanda che mi sorge spontanea come giornalista, perché in effetti il ruolo dei giornalisti dell'informazione, lo stiamo dicendo in tutte le salse, è fondamentale, ma nell'ambito sportivo, annullate le gare, che fa un giornalista sportivo? Beh, un giornalista sportivo intanto si fa qualche domanda su quello che può fare per fare correttamente il suo lavoro, nel senso cercare di comunicare in maniera più corretta possibile delle indicazioni che non siano mediche, perché noi non siamo medici. Ottimo. Però possiamo dare un minimo di orientamento per quanto riguarda i comportamenti da ottenere nell'ambito sportivo. Ti facevo l'esempio delle palestre. Ad esempio le palestre, le sale fitness fanno comunque attività, ovviamente ci sono ancora più precauzioni rispetto a qualche tempo fa, quelle che ti ho elencato prima, però ad esempio nelle palestre non si può fare sport di contatto come le arti marziali oppure magari combattimenti, pugilato, questa roba qui. Sì. Sono sospese, però sono anche sotto il giudizio di degli allenatori. Io ho sentito un paio di persone e mi hanno spiegato ad esempio che le arti marziali non vengono fatte nelle palestre.
ci sono anche altre situazioni interessanti, ad esempio gli arbitri di calcio della provincia di Latina hanno sospeso gli allenamenti e anche le riunioni tecniche, quindi evitano di stare in un posto chiuso, magari affollato, perché potrebbe potenzialmente essere un punto di contagio. Quindi si cerca di avere un atteggiamento dove non, ovviamente facendo fede alle restrizioni che sono quelle del blocco dei campionati, dove è previsto appunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dove non ci sono specifiche indicazioni, si cerca di usare il buon senso, che penso sia comunque anche quello una cosa corretta da fare. Un'ultima domanda che ti faccio, lo dico da profano dello sport in generale, calcio soprattutto, ma un po' di tutti gli sport, tutti questi eventi e match che vengono rimandati, con che criterio poi saranno rimessi in calendario, fermo restando il termine comunque di questo periodo di crisi? Cioè, dovranno rispettare delle scadenze? Non so, è anche la mia curiosità in ordine a tutta l'organizzazione che ruota intorno al mondo dello sport. Guarda, io la cosa che ti posso dire, ora non so come si potrà organizzare ciascuna lega o ciascuna federazione in merito, una cosa che voglio portarti a ragionare è che non esiste solo il campionato italiano, ad esempio di Serie A di pallavolo, certo, o il campionato di Serie A di calcio, ci sono poi degli eventi successivi, ad esempio poi calcoliamo che siamo in un periodo olimpico, anche le Olimpiadi vanno tenute in considerazione e ci sono altri eventi, quindi c'è una data entro la quale le federazioni devono completare i campionati. Questa data è una data già precisamente incastonata in un calendario mondiale di eventi, quindi ti faccio l'esempio della pallavolo, finisce, sì, il campionato italiano e poi c'è la WNL che è una sorta di manifestazione itinerante di squadre nazionali di pallavolo che ha un suo inizio preciso, quindi i giocatori devono essere rilasciati entro tale data. È normale che le federazioni dovranno fare dei turni infrasettimanali e comprimere il campionato con delle partite magari giocate a distanza più ravvicinata l'una dall'altra rispetto a quello che era il precedente. Purtroppo bisogna un po' adeguarsi, ma alla fine di tutto bisogna sempre tenere come fondamentale il rispetto delle indicazioni dei medici che prescrivono per questa situazione un'attenzione maggiore. Quindi bisogna, come si suol dire, tapparsi il naso e accettare quelle che sono poi le indicazioni di chi si occupa di questo. Quindi noi possiamo prenderne atto, possiamo valutarle, possiamo farci delle idee, però dobbiamo assolutamente rispettarle e non dobbiamo contravvenire a queste indicazioni. Quindi campionati fermi fino al 15 aprile per quanto riguarda le serie minori. Le serie professionistiche giocano a porte chiuse. Questo, perfetto, è il concetto di base. Precisissimo il nostro Giuseppe Baratta, giornalista del Messaggero, ma non solo, speaker. Di sicuro ti avremo di nuovo ai nostri microfoni nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per sapere anche come lo sport sta reagendo al coronavirus. Ti ringraziamo di essere stato ai nostri microfoni. Vi ringrazio, saluto tutti all'ascolto e mi raccomando, su il morale, perché è importante anche affrontare la vita con un sorriso anche quando queste situazioni poi sono molto impattanti sulla vita di tutti i giorni e ci sono un po' di restrizioni in più. Ecco, diciamo che arriverà sicuramente la luce, almeno lo speriamo. Siamo grande felici. Messaggio del nostro Baratta, tra l'altro il nostro tecnico alla regia Zeno, che è un associato della sezione AIA di Formia, quindi arbitro, ti saluta di cuore, insomma, come appartenente al mondo dello sport. Grazie davvero. Allora guarda, sì, ti rubo un altro, sì, secondo, fai pure. Gli arbitri sono fondamentali in qualsiasi sport. Ecco, ho appena aumentato il volume al doppio, ha aumentato, si sta per entrare anche lui in diretta. Ecco, sì. No, lo dico sempre perché senza gli arbitri sarebbero semplicemente amichevoli. Quindi grazie agli arbitri si gioca. E poi una considerazione che facevo proprio oggi, che quando ci si incontra spesso si dice come va, tutto ok, sì, tutto a posto, era un po' una frase fatta, no? Mentre adesso forse è bene magari dedicare qualche secondo in più a capire la risposta dell'interlocutore, nel senso come stai, e aspettare realmente che ci dica come sta, perché diventa un po' più importante anche l'interessarsi in maniera empatica a chi abbiamo davanti. Ottimo, grazie Giuseppe davvero delle tue parole e ci risentiremo prossimamente. Grazie.